Di nuovo ben interconnessi su www.stapradio.it, canali di Spreaker, Stapp Radio e RDA Radio, i canali che rimandano in onda le rubriche, le trasmissioni di Questa è la Roma e non solo di Questa è la Roma, un connubio radiofonico che sta portando ottimi risultati. Ricordo che da stasera Stapp Radio ha superato le 275.000 visualizzazioni, che per una web radio è qualcosa di veramente positivo. Siamo nella regione al secondo o al terzo posto dopo due colossi di radio che chiaramente sono in orbita con milioni e milioni di web radio e di ascoltatori. A noi interessano i nostri traguardi. Sono contento come vice direttore di Stapp Radio che le trasmissioni siano di vostro gradimento, e quando sono di gradimento chiaramente si possono anche criticare, dissentire sulle idee, sui commenti che esprimiamo. È la volta adesso di un altro grande giornalista, di Jacopo Aplizzi di Centro Suono Sport, che ogni sera ci tiene compagnia dal lunedì al venerdì sui 101.500 romani sulla web radio da mezzanotte alle 2. Naturalmente due ore di parlando e sognando di calcio, quindi un calcio ragionato ma anche un po' così, non dico malinconico, però sognatore, dove si può parlare, ridere e scherzare. Però faccio subito una domanda a Jacopo Aplizzi, al quale do subito il mio più cordiale buon pomeriggio. Ciao Jacopo. Ciao Roberto e ciao a tutti gli ascoltatori. Allora, dicevo, nella tua trasmissione di Centrosuono Sport si sorride anche sul calcio, una maniera un po' più spensierata di parlarne, ma dopo il 7-1 ce l'hai fatta essere spensierato, Jacopo? Guarda, ho avuto la fortuna e sfortuna al contempo di andare in diretta proprio la notte stessa, quindi abbiamo prolungato il post partita da mezzanotte alle 2, quindi eravamo freschissimi di questa brutta sconfitta. Però ecco, diciamo che sono rimasto molto sorpreso anche dall'atteggiamento degli ascoltatori, dall'atteggiamento del tifoso giallorosso in generale, che seppur umiliato comunque dal risultato, dal tabellino, che poi insomma non trova giustificazioni e non può essere giustificato, però comunque si rende conto che sarà stato un blackout, veramente un passaggio a vuoto clamoroso, ingiustificabile in termini proprio di gol subito, di risultato, lo ripeto ancora una volta, di tabellino. Però poi se cerchiamo un po' di decontestualizzare quello che è accaduto allo Stadio Olimpico martedì sera, il cammino di Roma in campionato e in Champions League è comunque ottimo, ed è anche secondo me, per quel che riguarda la Champions, oltre le aspettative di inizio stagione. Oh, mentre prima di proseguire con il nostro commento, carissimo Jacopo, ricordo che il commento di Jacopo Aplizzi si può seguire in diretta anche sul suo canale di Facebook, Jacopo Aplizzi, perché grazie alle nostre nuove tecnologie, come tu cominci a parlare, l'avviso della diretta della trasmissione parte sia su Roberto De Angelis, quello con la doppia S di Facebook, sia sul canale interessato, in questo caso di Jacopo Aplizzi. Dicevi, la signorilità del tifoso giallorossa che si è dimostrato non solo nei commenti ma anche lì allo stadio, perché sinceramente qualche timore c'era, non è accaduto nulla di negativo a parte l'incidente stradale di Stefano e del piccolo Cristian, ma quella è un'altra situazione al di fuori dello stadio. Dentro lo stadio è rimasto tutto a posto. Ma direi che oltre ogni più rosea aspettativa, cioè nel senso, io non pensavo che obiettivamente che i 70.544 tifosi presenti allo Stadio Olimpico, diciamo 65 della Roma, visti invece i restanti bavaresi, insomma io non pensavo che ci potesse essere anche qualche fischio, qualche manifestazione di disappunto da parte della tifoseria giallorossa, che invece è stata veramente encomiabile, è stata esemplare, a partire chiaramente dalla curva sud, che ha suonato la carica per tutti i 92 minuti di gioco, che non ha mai abbandonato la squadra nonostante si trovasse sotto di 3 gol, e nonostante sul tabellone dell'Olimpico campeggiasse questo risultato che è piuttosto brutto, infausto, che ci fa tornare alla memoria delle notti di Champions di qualche stagione fa. Ecco, da quel punto di vista sono rimasto veramente sorpreso e faccio i complimenti ai tifosi della Roma che erano presenti allo Stadio Olimpico, perché hanno fatto qualcosa di veramente bello e di veramente apprezzabile. Solamente in questo modo, solamente in questa coesione si può andare avanti e si può sperare veramente di ottenere dei grandi risultati.
Oh, Jacopo, anche se hai una giovane età rispetto alla mia, cioè stai anni luce indietro, meno male cronologicamente parlando, non ne hai 118 come me, per cui ci puoi stare, ma riscontri delle analogie con quel 7-1 di Manchester o questo è un altro tipo di 7-1? Ma io no, non trovo delle analogie. Non trovo delle analogie. Io ho visto nei primi 25 minuti del secondo tempo una Roma che cercava in qualche modo di respirare, che cercava di non soccombere sotto i colpi del Bayern di Monaco. Poi purtroppo sono arrivati altri due gol, però ho visto una Roma che aveva la possibilità di reagire e che ha avuto la possibilità di segnare non solo il gol che poi invece è stato quello del 1-7, ma anche magari un secondo, un terzo e perché no un quarto. Un gol mangiato da Cervinho davanti a Neuer, un palo colpito dallo stesso Cervinho, un'altra grande parata del portiere Tedesco su Florenzi, quindi obiettivamente la Roma ha dato dei segnali di risveglio importanti, segnali che non aveva dato la Roma spallettiana di qualche stagione fa, fermo restando che i due 7-1, 7-1 e 1-7 per la precisione, sono profondamente diversi e probabilmente avranno anche delle conseguenze completamente diverse. Insomma, lì ci si giocava il passaggio ad una semifinale e lo scarto di gol era fondamentale, considerando che la Roma aveva vinto già l'andata allo Stadio Olimpico contro lo United per 2-1, quindi era fondamentale prendere meno gol possibile per garantirsi l'accesso alle semifinali. Qui, se tu giochi le prossime tre partite e fai più punti possibili, facile che riesca a passare il turno, che riesca anche a voltare questa brutta pagina. Focalizziamo due punti. Oggi in conferenza stampa Garcia ha riammesso i suoi errori e io rimango tante volte interdetto perché da un allenatore di quel genere certi errori non me li sarei mai aspettati, l'impostazione della squadra. Oppure Garcia è un signore che prende su di sé, si accolla tutte le responsabilità, escludendo dei giocatori, alcuni di loro o tutti tra loro, che hanno invece delle colpe, calcisticamente parlando, molto pesanti. Ammiro Garcia perché ha un altro stile rispetto a tanti altri suoi colleghi, uno a caso, Mazzarri, che a volte scarica un po' troppo sui giocatori i suoi dubbi e le sue perplessità tecnico-tattiche. Un altro che faceva così, che si caricava tutto su di lui, era Mourinho, perché quando a Mourinho fu chiesto del perché escludeva Adriano dall'11 titolare, disse no, perché il ragazzo non segue i miei dettati tecnici, sono io il cattivo, non lo voglio mettere. Poi quando scoppiò il bobone, si capì che quell'atteggiamento di Mourinho serviva per tentare di salvaguardare al massimo il ragazzo e tentare di recuperarlo prima di tutto sul fronte umano e poi su quello calcistico. Garcia mi sembra incanalato su questa strada perché è vero che lui ha sbagliato l'impatto sulla partita, però in campo ci vanno i giocatori, non ci va Garcia. Sì, ma infatti sono rimasto positivamente colpito dalla missione di colpa da parte di Rudy Garcia, del fatto di essersi preso tutte le responsabilità, anche troppe e anche eccessive, perché alla fine sono un concorso di colpa, alla fine sono i calciatori che scendono in campo, nonostante magari lui a bordo campo potesse incitarli e chiedere loro di non mollare, poi magari sono stati, no, magari quasi poi sono stati loro che non sono riusciti e non sono stati in grado di mettere in pratica ciò che gli veniva chiesto, quindi alla fine è un concorso di colpa, grazie alle sue responsabilità, come tutti gli allenatori Certo. giustamente, ha fatto il grande allenatore, ha fatto un gesto da grande uomo squadra, da grande leader, da grande uomo spogliatoio, prendendosi tutte le colpe e quindi portandosi sulle spalle veramente la responsabilità di questa sconfitta, però obiettivamente i calciatori e qualcuno in particolare, secondo me, che è incappato in una bruttissima serata, hanno le loro responsabilità e anche tante. Però Jacopo, scusami, allora. Asce gol, perché tanto giriamo tutti intorno a quest'uomo, in più di più rispetto ad altri suoi compagni giallorosso, a una certa età. Non Contro corre più. Spider c'è anche De Sanctis, che io apprezzo tantissimo, ma secondo me ha sul groppone 3 gol su 7 che hanno fatto Ma tutta la sono tanti, differenza del eh. mondo. Ma sono tanti, sono troppi. Perché? Ma come si fa a mettere Ashley Cole di oggi, se era quello di 10 anni fa? No, ma quello di oggi, a metterlo davanti a una freccia stratosferica e supersonica come Robben. Lì tu dovevi mettere un uomo veloce,
fisicamente, tecnicamente, atleticamente come Robben, per tentare di fermarlo. Lui veniva sempre superato da Robben. Ma guarda, la riprova non ce l'avremo mai. Chiaro che con il servito, ma questo è il nostro lavoro, è molto, molto semplice ragionare. Alla fine Scicola ha fatto una buonissima partita contro il Manchester City, non facendo una prestazione da 9 in pagella, però non aveva affatto sfigurato, anzi, insomma, la linea difensiva della Roma all'Etihad Stadium ha funzionato alla grande. La sua esperienza internazionale in un palcoscenico come quello si era fatta sentire, quindi secondo me Garcia ha fatto la scelta giusta nel mandarlo in campo. Poi certo a posteriori chiaramente è stato uno degli errori più gravi, però in assi di partenza fronte a una squadra del genere già ti manca dalla parte ti manca Mike Horn, avresti dovuto mettere in campo secondo me almeno Scicol per esperienza, per abitudine a giocare certe partite, e poi purtroppo il campo non ti ha dato ragione. Oh, ma perché Scicol, perché Olebas è stato escluso? Ma io credo per la sua mancanza di esperienza internazionale, forse per il fatto di non aver convinto appieno l'allenatore. Insomma, noi è difficile magari capire cosa frulla per la testa degli allenatori, però se non viene preso in considerazione evidentemente il motivo ci sarà. Insomma, a me il calciatore non dispiace, però mi viene anche da pensare sinceramente che un calciatore di 30 anni che in carriera ha giocato con l'Olympiacos e prima dell'Olympiacos contro il Monaco 1860, sinceramente, con tutto rispetto per Olebas o Ciolebas che vogliate, in una partita decisiva importante di Champions League in casa da altre 70.000 persone contro il Bayern di Monaco, io al posto di Garcia avrei messo tutta la vita a Scicol. 106-107 partite in Champions alle spalle, una carriera importante. Ho sentito anche parlare alcuni addetti ai lavori che sostenevano che Ashley Cole non fosse più un calciatore ormai da 4 anni, dove non più tardi di 2 anni fa alzava al cielo la Champions League, non più tardi di un anno fa alzava al cielo l'Europa League. Insomma, forse qualcuno dimentica queste cose, magari non sono questi tempi, sono 2 anni e mezzo e un anno e mezzo, sono 3 anni e un anno e mezzo. Insomma, l'ultima stagione al Chelsea non l'ha fatta sicuramente bene, ha giocato poche partite, però da qui a dire che non è più un calciatore da 4 anni, dopo che nel pieno di questi 4 anni, di questo triennio, mettiamolo così, quadriennio, ha giocato da titolare vincendo Champions Europa League, mi sembra un po' riduttivo. Oh, Daniela sta scrivendo sulla nostra chat, che mi dice Jacopo Palizzi dell'uscita di Colla a gennaio, come dicono tutti, e dell'arriva di Santon. A me non dispiacerebbe come operazione, io non sono stato un grandissimo estimatore di Ashley Cole, mi rendo conto che nel panorama europeo è stato sicuramente uno dei migliori terzini, pur mostrando che non mi ha mai fatto impazzire. Sono stato contento quando la Roma l'ha acquistato, perché ho sperato e spero ancora con appunto la speranza ridotta ormai al lumicino che la Roma potesse vincere nuovamente una scommessa stile Maicon. Se dovesse arrivare Davide Santon, sì, il calciatore avesse diciamo posto rimedio ai problemi di personalità, ai problemi di testa che ha avuto, che ne hanno frenato la crescita, potrebbe essere sicuramente un'ottima opportunità per vedere un ragazzo giovane, un ragazzo con voglia di migliorare, un ragazzo con voglia anche di confrontarsi con una squadra che non gioca nella Premier League come sta facendo da soli con il Newcastle, ma che sicuramente avrà qualche ambizione di più. Che cosa manca alla Roma in Europa secondo te, Jacopo? Secondo me manca l'abitudine a giocare queste partite. La Roma ha peccato di presunzione nella partita peggiore. Spesso e volentieri si è detto che la Roma non è arrogante, non è aggressiva come la Juventus, non è spavalda come la Juventus, che forse questa era una caratteristica che le mancava anche nel nostro campionato. Forse Rudy Garcia e i calciatori della Roma lo sono stati, ovvero arroganti e spavaldi nella partita peggiore. E poi la testa, secondo me, in momenti come questi, è vero che in campo avevi tanti calciatori abituati a fare anche delle partite importanti, chi aveva giocato una finale di un mondiale vincendola, chi aveva alzato al cielo una Champions, tutto quello che vuoi, però anche grande pressione, grandi aspettative su questa partita, e non hanno fatto altro che poi far rendere ancora più fragorosa la caduta. La Roma è incappata in una nottata di blackout totale, non dico che ci possa stare, perché
non è così, perché il risultato è assolutamente inaccettabile, quindi non vorrei essere frainteso da questo punto di vista. Però un blackout in una partita con la squadra più forte del mondo, al mio avviso, ci poteva stare. Insomma, se la Roma avesse perso 1-3 o anche 1-4, secondo me non faremmo facendo tutti questi discorsi. Guardiola ha detto in un italiano molto molto comprensibile, anche perché lui è stato diversi anni in Italia, nel Brescia, nella Roma, ha interessi in Italia, quindi ci viene frequentemente. Ha detto: guardate che è una partita storta. A noi è andato tutto bene oltre ogni più rosea aspettativa. A loro tutto male oltre ogni più rosea aspettativa. Però fra 14 giorni vedrete che questo divario tra noi e la Roma non esiste. Magari vinceremo di misura, ma il valore delle due squadre è elevato in entrambe le situazioni. Quindi non è una Roma da sottovalutare. E dico ai miei che nonostante questa goleata, Monaco di Baviera sarà un'altra dura lotta agonistica a livello calcistico. È un Guardiola secondo te molto diplomatico o che crede in quello che dice? Punto uno. Punto secondo, i nostri sul pallone arrivavano sempre secondi, ma la condizione atletica, adesso Garcia o non Garcia, perché poi gli allenatori hanno dei preparatori atletici, ma viene curata questa condizione atletica? Perché io vedo che i giocatori delle nostre squadre, detto con un termine romanesco, sono tutti mosci, ma non solo i giallorossi, anche quelli di altre squadre. Forse qualche corsetta di più l'ha fatta il Torino ieri sera, ma lascia il tempo che trova perché è una formazione marginale. Non perché voglio essere negativo nei confronti del Torino, però non è il Torino che può lottare per lo scudetto. Possibile che nel nostro campionato non si inculca nella testa dei signori giocatori che bisogna correre, correre per 90 minuti e giocare sempre di prima e tentare di impostare la manovra. Qui invece a volte c'è la sterilità del fermo il risultato, prima pensiamo a non prenderle e poi vediamo come va. Io inizio dalla fine, non sono d'accordo su questa cosa perché credo che se la Roma non avesse preso questi 7 gol non avesse fatto questa brutta figura. È chiaro che con i se e con i ma si potrebbero scrivere dei libri, però della fisica non ne avremmo parlato. Anzi, abbiamo sempre osservato come la Roma fosse in grado di gestire al meglio le energie fisiche anche in virtù dei diversi infortuni che aveva avuto, insomma, facendo sua la partita in un lasso temporale anche piuttosto ristretto e poi gestendo alla grande. Cosa che magari le era mancata nella scorsa stagione proprio a livello di gestione di energie psicofisiche. Quindi sono discorsi che secondo me nascono anche in modo legittimo nel momento in cui vedi che fa una brutta figura come quella di martedì sera. Invece fare ancora un passo indietro e per risponderti su Guardiola, secondo me ha detto realmente quello che pensava, perché tra le due squadre non ci sono 6 gol di differenza. È vero che al Bayern Monaco ha detto tutto bene e alla Roma è andato tutto storto, perché io osservo come la partita, chiaramente anche rivedendola, ha denotato una differenza importante tra le due squadre, molto importante secondo me, però non così ampia come poi di fatto nella realtà. La Roma ha avuto anche le sue occasioni da gol, subito dopo essere passato in svantaggio Gervinho è stato tu per tu con Neuer, che ha avuto una parata pazzesca nel secondo tempo, lo dicevamo anche prima, altra parata pazzesca di Neuer di Gervinho che si mangia un gol, il palo di Gervinho e poi un'altra grande parata del portierone tedesco Florenzi. Ecco, se la partita fosse finita 4 a 5, 3 a 4, 3, 2 a 4, secondo me non, ripeto ancora una volta, non staremmo parlando in questi termini. La Roma semplicemente è incappata in una nottata stregata in cui ha detto tutto male e purtroppo adesso siamo qui a parlare di un altro risultato, di un'altra disfatta europea, però senza perdere d'occhio, secondo me, la priorità di questa stagione. Oh, Sabrina sta scrivendo nella nostra chat privata, forse Jacopo si scorda che il gol di Gervinho era in netto fuorigioco e doveva essere annullato. E poi Che cosa sarebbe cambiato? questo gol ha rispronato i tedeschi a farci vedere che erano superiori perché lì per lì si erano fermati. Sabrina, allora, perdere 0-5, 1-7 non è che cambia granché, insomma. Però, almeno la Roma ha dimostrato un barlume, un
una piccola luce che stava tentando di riemergere. Secondo me questo è positivissimo, non perché ti faceva raddrizzare la partita, ma perché forse realmente c'è un cambio di mentalità nel mister e nei giocatori che pure davanti a un 5-0 tentano di giocare la partita. Altre squadre in Italia si sarebbero arroccate e avrebbero cominciato a fare melina sterile fino al 90esimo. Non so se l'avete così, Jacopo Palizzi. Ma sì, l'unica cosa positiva è stata, sono stati appunto quei 20-25 minuti del secondo tempo in cui la Roma ha comunque provato a far la partita, ha provato a far finta che non ci fossero questi 5 gol già di differenza e appunto ha creato delle occasioni da gol molto importanti, tutte sotto la curva sud, compreso il gol di Cervinio, quindi almeno quello è un qualcosa di positivo da cui ripartire, così come positivo, l'ho già detto in apertura, l'atteggiamento di tutta o quasi tutta la tifoseria della Roma. Marco Juve Forever è un nostro fedelissimo ascoltatore della Juve, però ci segue sempre, noi siamo contenti di questo, insomma vi lagnate sempre, una volta è l'arbitro quando la Juventus vi ha strapazzato, oddio fammi sta buona, l'altra volta adesso non so che, no Marco, allora forse non so che cosa hai sentito te, però mentre sulla Juventus continueremo a ridirlo all'infinito che grazie all'arbitro Rocchi che la Juventus ha portato a casa il risultato, questo è sotto la Roma avrebbe meritato di vincere sul campo, esatto, è sotto gli occhi di tutti, mi sembra che qui, e in questo caso particolare anche Jacopo Palizzi che partecipa sempre alla nostra trasmissione, non abbiamo accusato né arbitri né guardaline, perché la sconfitta dipende soltanto dal nostro atteggiamento in campo, o mi sbaglio? Beh, così, la Roma che ha sbagliato completamente l'approccio alla partita, se poi vogliamo anche dire qualcosa sul direttore di gara lo possiamo fare, però chiaramente non può essere attenuante, non può essere qualcosa a cui aggrapparsi, però insomma il rigore fischiato per fallo di mano, secondo me non c'è mai nella vita, e un arbitro internazionale di quel calibro non avrebbe mai dovuto fischiare, così come mi fa riflettere molto che un arbitro internazionale e i suoi assistenti non abbiano ben precisa e ben chiara la regola del fuorigioco, perché visto che ci si lamenta del fatto che il gol di Gervinho fosse un fuorigioco, ricordo anche che è stato fermato in un'azione in cui sarebbe andato a tu per tu con Neuer partendo dalla propria metà campo, quindi ecco, se vogliamo parlare dell'arbitro lo facciamo, questo non l'abbiamo fatto, chiaramente perché è marginato un fattore negativo che ha influito sulla sconfitta sonora. Però se ne vogliamo parlare possiamo parlare di cose allucinanti che si vedono in certo campo. Però, allora, secondo Rita e secondo Daniela è arrivato pure il momento di De Sanctis piano piano gradualmente di farsi da parte e trovare un nuovo portiere. Mo io sinceramente 7 gol sono tanti ed è vero, forse 2 sono errori del nostro portiere, ma gli altri che faceva il portiere? Cioè, Meglia davvero davvero e tira a molla che si allunga per 10 metri e ferma tutto, o no? Ma secondo me altri sul groppone, il gol di Mario Götze, il gol in cui è rimasto immobile, il tiro era lento, non era neanche angolato e lui non ha accennato neanche all'intervento, il gol, il secondo con Robben, quando il pallone gli finisce sulle mani e lui con un'impostazione sbagliata delle mani manda il pallone in porta perché altrimenti non sarebbe mai entrato quel pallone, e poi il sesto gol, un tiro velleitario dalla lunga distanza, lui non riesce a bloccare il pallone, gli rimbalza sul petto, non può recuperare ma arriva il gol di Shaqiri. Praticamente stai dando sono 3 errori gravi, speriamo si sia giocato il bonus stagionale tutto insieme, i 3 bonus stagionali tutti insieme in un'unica partita, però obiettivamente credo, questo però non deve inficiare la considerazione che il tifoso Abby De Sanctis è quella che ho io di Morgan De Sanctis, che continua a reputare il miglior portiere italiano, il miglior portiere che abbiamo in Italia dopo Gigi Buffon, chiaramente Jacopo ancora dice la sua, ecco. Però insomma a portieri investiti sia obiettivo oggettivo che la Roma non avrebbe perso in questo modo. Jacopo, diciamo chiaramente che a parte questa defaillance che poi è stata tutta la squadra mercoledì sera, Morgan De Sanctis ha sempre portato punti alla classifica della Roma, sia l'anno scorso che già in questo scorso di stagione, quindi è inattaccabile secondo me. Sì, però Morgan De Sanctis potrebbe giocare a occhi chiusi come titolare della nazionale di calcio, perché io Buffon non lo vedo più così reattivo come un tempo. Secondo me Morgan De Sanctis in questo particolare momento, esclusa la partita di Coppa contro il Bayern, meriterebbe davvero la nazionale di giocare lui come titolare fra i pali della nostra compagine azzurra.
qualche stagione che Buffon è in caduta libera, secondo me continua ad avere qualcosa di più. Continua ad avere qualcosa di più nel momento in cui decide di continuare a stare in nazionale, merita e meriterebbe lui di giocare anche più di De Sanctis. Però ecco, ti ripeto quello che ti sto accennando. De Sanctis è un portiere che ha influito e ha contato molto anche in termini di punti nella classifica della scorsa stagione, e già in queste 7 partite di campionato, nonostante ne abbia saltata una, o un paio, adesso non ricordo benissimo, però comunque ha sempre portato punti alla classifica della squadra di cui ha difeso i colori. Non sono tantissimi i portieri che nella storia del calcio italiano hanno avuto questa possibilità, sono riusciti ad essere così bravi da portare punti, da aggiungere punti alla classifica, alla squadra per cui giocavano. Buffon tra su tutti, Peruzzi è un altro grandissimo da questo punto di vista, e Sanctis. È vero. In conclusione, fiducioso per domani sera contro la Sampdoria, rinasceremo subito, riconquisteremo subito questi magnifici 3 punti, o aspettiamo prima di parlare e guardiamo domani sera cosa accadrà? Ma dobbiamo sempre guardare quello che accadrà, scusate. Penso sinceramente che la Roma andrà in campo per fare la partita per vincere. Ho sentito anche una conferenza stampa piuttosto cauta da parte di Rudy Garcia, che secondo me ha agito in questo modo semplicemente per andare in controtendenza con la spavalderia con cui aveva affrontato invece la partita contro il Bayern di Monaco. Chiaro che qualcosa ti insegna da quel punto di vista. Una partita del genere, forse un approccio appunto meno arrogante, potrebbe pagare, anche se poi abbiamo visto come il campionato italiano sia profondamente diverso dalle competizioni europee, in primis Champions League, quindi può darsi pure che un atteggiamento che è così offensivo e così spavaldo contro la Samp possa alla fin fine pagare, che ne dica il pittoresco presidente Ferrero. Hai detto bene, pittoresco, folcloristico. Io penso che abbia messo, come si dice in gergo, le mani avanti per non cadere indietro, perché sa benissimo che se la Roma riuscirà a essere la Roma, per la sua Sampdoria, per quanto bene se ne possa parlare, è di una caratura tecnica inferiore, no? Ma sì, ma poi non ha fatto secondo me neanche una bella scelta a livello comunicativo, perché poi se la partita dovesse finire in altro modo, anche se finisse 0-1 semplicemente per la Roma, 1-2 per la Roma, avrebbe fatto comunque una brutta figura, perché insomma andare a twittare, a cinguettare, e faremo 3 gol di differenza e li manderemo tutti a casa, insomma, mi sembra un po' troppo, perché poi nel momento in cui questo risultato non si manifesta e invece perdi, ci fa veramente una pessima figura. Le cadute di stile, secondo Sabrina che ci segue dalla zona di Colli Portuensi, comunque non è la prima per il signor Ferrero, perché ricordatevi quello che ha detto a Sky a Ilaria D'Amico. Oddio, non è che aveva mancato di rispetto a Ilaria D'Amico, ha detto che se la sarebbe portata al mare. O se non Beh, vado insomma, errato. ci sono dei contesti, delle situazioni in cui certe cose si possono e non si possono dire, sicuramente non, diciamo che non è stata una mancanza di rispetto, che per me è una mancanza di stile. Sono d'accordo con l'ascoltatrice, perché un po', diciamo, insomma, non è che abbia fatto una bellissima figura da un presidente di calcio, insomma, già arrivare davanti ai microfoni saltellando, dicendo delle cose che sono anche astruse, perché sono confusionari, ok, poi uscendosene con una cosa del genere, secondo me non ha fatto proprio una bellissima figura, una figura che non appartiene, diciamo, no, ad una classe come quella dei presidenti delle squadre di calcio. Cioè, Insomma, tu diciamo che vedi. Mantovani e il presidente precedente erano uno stile un po' più austero, ecco. Cioè, tu vedi il presidente di calcio come una figura più equilibrata, più austera, più seriosa, praticamente. Ma come secondo me è giusto che sia, poi certo i presidenti pittoreschi che hanno sempre fatto fuochi d'artificio ce ne sono in tutti i campionati, ce ne sono stati e ce ne saranno, insomma viene da pensare a Zamparini, appunto allo stesso Ferrero che è entrato da poco nel giro del calcio italiano. Io ripenso, presidente guarda. di una squadra non si aspetti magari delle uscite del genere, Esatto, tutto qui. Jacopo, io ripenso sempre, non so se tu hai mai sentito nominare le gesta a livello microfonico e fuori del microfono del compianto Costantino Rozzi, presidente dell'Ascoli. Quello era uno spettacolo, però guarda, ti posso dire,
come fonte di giustizia. Noi all'epoca rappresentavamo una TV molto piccola rispetto a tante altre e alcuni colleghi, tra virgolette colleghi, ci avevano schiacciato dicendo: voi siete di XY, andatevene a quel paese, tanto per capirci al volo. Costantino Rozzi, nonostante aveva preso una scoppola qui allo Stadio Olimpico, perché non ricordo se era finita 4-0 o 4-1 per la Roma, disse assolutamente no, perché loro sono giornalisti come voi, non hanno la fortuna come voi di stare in grandi emittenti, anzi sapete che vi dico? Che quelli delle piccole emittenti rispondo prima e a quelli delle grandi rispondo dopo. A me rimase simpatico per quello, poi per tante altre battute magari di meno, però per quello, caro Jacopo, penso che un pizzico di giustizia quella sera in una improvvisata angolo dietro lo Stadio Olimpico ci sia stato, perché in finale chi ha la fortuna di stare in grandissimi emittenti, chi non ce l'ha, alla fine questa professione, questo mestiere o questo piacere, perché per il sottoscritto è diventato un hobby, visto che non sono retribuito per quello che faccio, però siccome ce l'hai nel sangue lo fai, tutto sommato dovremmo avere la stessa considerazione, lo stesso rispetto che hanno le grandi firme del giornalismo sportivo e del giornalismo quotidiano, no? Sottoscrivo in pieno, insomma, penso ci sia poco da aggiungere a quello che hai detto. Andiamo avanti così, dai, che dobbiamo fare? Poi questi personaggi hanno sempre fatto bene e fanno comunque bene, dai, al movimento calcistico che spesso volentieri ci abitua a notizie inerenti proprio allo stesso, inerenti all'argomento piuttosto infauste, brutte, negative e a tratti, ahimè, anche drammatiche. Quindi quando c'è qualcuno che ci strappa un sorriso e ci allontana un po' anche dalla tattica, dalla tecnica, dai 4-3, dai moduli, da quello che hanno detto i calciatori negli spogliatoi, quello che hanno discorso gli allenatori, insomma fa anche piacere, dai, tutto sommato. Extra time al volo con una risposta molto veloce, repentina, velocissima, rapidissima. La squadra che fino ad oggi ti ha entusiasmato di più in Serie A, qual è? Non ho capito, scusami. Ah, la squadra che invece ti ha deluso di più in Serie A. Mi ha deluso di più di tutti il Parma, che ha tanti problemi economici, tantissimi, rischiava anche di non iscriversi al campionato, però non pensavo che pur non cambiando tantissimo potesse iniziare il campionato così male. Nel campionato spagnolo, Real Madrid o che cos'altro? La classifica dice questo, alla fine sarà sempre una corsa a due, secondo me l'anno scorso c'è stato l'outsider Atletico Madrid, però poi alla fine saranno Barcellona e Real Madrid a giocarsi la Liga, e poi ci sarà spazio magari a fasi alterne per qualcun altro come appunto l'Atletico, e chissà che non possa anche quest'anno scapparci la sorpresa, ma sarebbe difficile, rappresenterebbe quasi un unicum nella storia recente della Liga. In Germania, Bayern Monaco, ci mettiamo una croce sopra, il campionato è andato, quindi il Bayern a fine novembre conquisterà lo scudetto e poi si allenerà per la Coppa dei Campioni? Anche perché il Borussia Dortmund, che era sempre stato l'antagonista della formazione di Guardiola e dei Bavaresi, 8 punti in 7 partite, insomma, quindi qualcosa veramente di imbarazzante. Fanno bene in Champions League, però poi il campionato sembrano già lontanissimi dalla capolista. Cominciano a essere tanti 8 punti, è vero. Jacopo Brizzi, grazie sempre, Forza Roma e buon fine settimana a te. Ci risentiamo fra 7 giorni e grazie sempre del tuo contributo e della tua collaborazione a Questa è la Roma, e approfitto della tua presenza per ricordare che stasera, quindi si può fare perché Palizzi va in onda alle ore 24, alle 21:15 sul canale 18 di Rete Oro, il Tribunale delle Romane, penso che Palizzi la conosca molto bene come trasmissione. Questa è la Roma ha fatto bingo, perché ci saranno Virgilio e Alberto Fiano che fanno parte di questo cast, per cui è un'occasione in più per vedere anche loro due e per vedere un attimo Questa è la Roma presente su Rete Oro. Un'ottima opportunità. Bene, bene, sono contento. Sarò davanti al teleschermo sicuramente, tanto vado in diretta tardi, quindi non ci sono problemi, non mancherò. Esatto, e noi tutti saremo lì inchiodati, oh, mezzanotte precisa, mi raccomando, né un minuto prima né un minuto dopo, tutti fermi lì, mi raccomando, oh, tienimi compagnia, perché io da mezzanotte poi non so quando tornerò a casa, nel senso che il turno di servizio è quello, ma tra malati immaginari e malati reali, mi sa che tutta la tua trasmissione me la sentirò dalla prima all'ultima sillaba.
Dai, su, una voce amica sa sempre dove trovarla, dai, va bene così. Esatto. Jacopo, un grande abbraccio. Grazie a te Roberto e a tutti gli ascoltatori, a prestissimo. Buona domenica, grazie, ciao ciao. Ringraziamento così a Jacopo Palizzi. Io chiedo a Franco, che è il tecnico oggi, dico: ma io ho una cuffia che poi piano piano si allenta sulle orecchie, cade, mentre quando la metto all'inizio è strettissima. Boh, me la dovrete spiegare questa. Grazie anche a Jacopo Palizzi, tra un po' il prossimo collegamento. Questa è la Roma, la voce meno male sta tornando, c'è l'oroscopo della settimana, anche se la voce è tenebrosa e catastrofica, mi sono dovuto fermare diverse volte. Per chi vuole sentire l'oroscopo della settimana, un oroscopo sofferto però è prodotto, c'è il file su www.stapradio.it e su Stap Radio di Spreaker, perché il segreto è questo: mettete www.stapradio.it e in alto avete l'ultima trasmissione in diretta della radio, poi avete le cartelle con tutte le puntate precedenti. Su invece su Spreaker, su stapradio.it, così come vengono prodotte, arriva il file, quindi adesso vi potrete risentire tutti i file registrati finora. Poi su RDA Radio andranno in differita in serata, un'occasione in più per sentire i nostri opinionisti, i nostri ospiti, e come vi dico io come vice direttore di Stap Radio, lo dirò pure dopo all'ultimo, ci sono nuove trasmissioni per tutti i gusti, siamo entrati anche in politica, siamo entrati sia con un'ottica che appartiene al centrodestra, e quello è l'ottica di Fracalcio in realtà del giovedì di Norberto Nicolai, siamo entrati in un'altra ottica con i portavoci rispondono del Movimento 5 Stelle, insomma per dimostrare che facciamo informazioni sociale, politica, calciofila, sportiva a 360 gradi senza nessun limite né alcun blocco preventivo. L'unico limite e blocco preventivo è che qui sia chi presenta che chi ascolta e chi va in diretta tutti devono usare un linguaggio idoneo e consono, un linguaggio educato, tranquillo, non c'è bisogno di una tesi di laurea. L'importante è che si parli civilmente e con educazione. Poi il grado di cultura chiaramente farà la differenza, ma l'importante è poter parlare e dialogare, né insultare, né calunniare, né offendere. Penso che fino ad oggi ci siamo riusciti e questo è un onore sia per il pubblico che ci chiama e ci telefona in diretta e sia per noi dello staff che tentiamo di dare sempre il meglio di noi stessi. Tra qualche istante il prossimo collegamento. Grazie.